Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è lunedì, aspettate che guardo, 19 luglio. Oh, sto andando all'ospedale per fare queste, spero, ultime due visite. Così poi chiudiamo anche questo capitolo, diciamo, perché chissà che cosa è stato. Boh. Comunque, stamattina mi hanno chiamato dall'oncologia e mi hanno detto di andare a ritirare la TAC, il referto della TAC, perché dice magari se in futuro, visto che comunque l'hai fatta, chi lo sa che magari se ti dovesse servire almeno ce l'hai. Quindi meglio, no? Così almeno non sto a... cioè va bene, nel senso, mi sembra un'ottima cosa. E non so se mi danno anche dalla chirurgia l'erex toracico che ho fatto per prima dell'intervento. Sarebbe anche lì, sarebbe ottimo, perché comunque è sempre un esame che hai fatto durante la tua vita, quindi se dovesse capitare qualcosa hanno comunque un riscontro. Mi sentivo un po' che faceva caldo, certo, tutti i finestrini chiusi. E niente, quindi adesso sto andando giù, i bambini sono con Sergio. L'insalata di riso, c'è stato un disguido ieri col riso, ho combinato un guaio e si è cotto troppo, è diventato tutto un mappazzone, così stamattina hanno dovuto rifare di corsa e così se la devono, diciamo, finire loro, perché io adesso dovevo andare giù e quindi devono mettersi gli ingredienti dentro, e niente, comunque voglio dire, c'è Giorgia, ma cioè, sono capaci, nel senso, mi hanno aiutato tante volte, quindi poi non è che ci sono tutte cose già sostanzialmente pronte e loro devono solo tagliarle e infilarle dentro, basta. Quindi adesso io vado e noi ci riaggiorniamo dopo, che vi faccio sapere cosa mi hanno detto. E niente, grazie per veramente tutto il sostegno, grazie per essermi stata vicino, per esserci stati vicino, per esserci stati, insomma, e grazie davvero di cuore. E niente, ci aggiorniamo dopo. Dobbiamo aspettare mezz'oretta perché il primario è ancora in sala e quindi aspettiamo.
Buon pomeriggio, perché sono le 2:15. Come avete visto, stamattina abbiamo steso e poi volevo aggiornarvi, perché oggi è già il giorno dopo. Allora, volevo in pratica aggiornarvi su quello che mi hanno detto ieri. Dunque, non mi devono più operare. Yeah, viva! Per fortuna, perché avevo una paura. Comunque, perché praticamente ieri mi ha visitato di nuovo anche il primario di chirurgia, che è stato il primo a visitarmi dopo l'oncologo, e anche lui mi ha detto che non sentiva più questi linfonodi che invece aveva sentito la prima volta che mi aveva visitato. Quindi mi ha detto: vabbè, vai a fare l'eco. E vabbè, a parte le vicissitudini per riuscire a fare quest'eco, perché all'una mi ha detto di tornare lì a 15:45. Io vabbè, sono andata in bagno, sono andata a ritirare la TAC che mi avevano chiamato su dall'oncologia per darmela, perché così almeno la tenevo lì nel caso mi dovesse servire poi per qualche cos'altro, e torno giù, perché tanto mi sono fermata in ospedale. Cosa facevo? Non è che posso tornare, era già quasi mezzogiorno, non torno indietro per un'ora. Quindi mi sono fermata lì, e all'una chiedo all'infermiera, allora, perché mi avevano detto che dovevo andare giù all'una per fare questa ecografia, dico: allora, quando vado, perché mi dovevano dare la cartella per andare giù? E mi dice: Mamma, è per stare in casa. no, è per uscire normale. Però c'è ancora un po' di stropicciamenti. E mi dice: no, dottore, non c'è ancora, devi aspettare. Vabbè, aspetta. Alle 2 mi dice: guarda, noi alle 2:30 chiudiamo il reparto di dove fanno i pre-ricoveri, quindi ti diamo la cartella, vai giù così almeno magari si danno una mossa. Vado giù, alle 2:30 mi fanno entrare nella sala per fare l'ecografia, arriva il dottore e mi dice: ma perché non è venuta giù all'una? Al che lo guardo e gli dico: ma io ero su in reparto e da su mi dicevano che lei giù non c'era. Io dovevo aspettare loro, perché mi hanno detto: aspetta qua, ti mandiamo giù noi perché ti dobbiamo andare giù con la cartella. Quindi, cioè, aspetta, qui non è messo bene. Quindi, cioè, vabbè. Comunque, il fatto sta che fanno l'eco, i linfonodi questi qui che preoccupavano loro non c'erano più. Ne hanno trovato uno qua sotto mandibolare e uno qua sotto al muscolo del collo, che sono ancora un po' gonfi, però ha detto gli altri sono spariti. Quindi per andare ad operare quelli lì bisognerebbe fare un grosso taglio, ma il problema non è del taglio, perché però se quelli che avevo sono spariti. Lui mi ha detto chiaramente, mi ha detto: quando hai linfonodi così ingrossati, le possibilità sono due. Una, che c'è qualcosa di brutto, quindi qualche tumore, o la leucemia, o queste cose qui. L'altro, invece, che c'è un processo infiammatorio. E dice: quando ci sono cose brutte, questi linfonodi comunque crescono. Non diminuiscono, diventano sempre più grandi. Invece, quando è un processo infiammatorio, nel momento in cui raggiungi il picco dell'infiammazione, poi comunque se hai preso un antibiotico o qualcosa, guarisce, quindi se ne va. Di conseguenza, cos'è capitato? Che secondo loro è successo il secondo, quindi perché loro hanno detto che si sono spaventati quando mi hanno fatto la TAC, e secondo loro ero nel punto più alto dell'infiammazione, e ha detto che dall'attacco erano usciti tantissimi linfonodi e quindi erano molto preoccupati. E invece poi, appunto, essendo che sono spariti, quindi anche loro hanno dovuto cercare di capire che cosa fosse successo. Perciò, parlando anche comunque con l'oncologo, sono arrivati alla conclusione che aspettiamo 2 o 3 mesi, e
mi danno loro la data, tra 2 o 3 mesi rifaccio di nuovo la TAC. Se questi due linfonodi che erano ingrossati a questa ecografia sono ancora così ingrossati, allora mi operano e vanno ad analizzare. Se invece non ci sono più, niente, vuol dire che era un processo infiammatorio e basta. Gli esami che sono arrivati, gli esiti, quelli lì del citomegalovirus, erano tutti quanti negativi. Non c'è verso che io faccia questa toxoplasmosi, non lo so, non l'ho mai presa in gravidanza. E infatti, cioè, non l'ho mai fatta né prima. Ho fatto 6 gravidanze, ci ho dovuta stare tutte 6 le volte attenta e non l'ho fatta neanche adesso. Considerato che ho sempre avuto gatti, perché già da quando mi conosco con Maurizio, noi abbiamo sempre avuto gatti e non l'ho mai presa, è destino che io non prenda questa toxoplasmosi. Comunque, cioè, felicissima, nel senso che se fossero stati positivi quelli, almeno c'era un motivo per cui si erano ingrossati. Invece così, boh. Cioè, sì, è stato un processo infiammatorio, ma portato da che cosa? L'oncologo ha tutta una sua teoria, che però appunto è sua, non è confermata. Quindi, niente. Siamo giunti a questa conclusione per il momento. Io, a parte la stanchezza, che comunque può essere dovuta ad altre cose, comunque a questo processo magari infiammatorio che c'era, non ho mai avuto altri disturbi, quindi diciamo che sono contenta, va bene così. E niente d'altro, vabbè, ci sono novità, nel senso che comunque con questa novità, che comunque sinceramente mi toglie un grosso peso dallo stomaco, perché comunque non è che ero completamente tranquilla, ecco, perché comunque in famiglia purtroppo queste cose ci sono, quindi diciamo che un pochettino con il dubbio c'ero. E quindi adesso che so che è tutto ok, che comunque non c'è più questa apprensione, questa paura che possa essere qualcosa di brutto, sono partita a mille per andare avanti a fare le cose che devo fare. Quindi per fare i lavori in casa non riuscirò a farvi l'home tour, lo faremo poi una volta che la casa sarà a posto e perfettamente in ordine e pulita. Per il momento vedrete io che faccio i vari lavori, anche perché Maurizio, come sapete, lavora e quindi i lavori li dovrò fare io con l'aiuto dei ragazzi se me lo daranno, e Maurizio mi aiuterà solamente per le cose super pesanti che io non posso fare. Per il resto, aspettate che ci è arrivata una notifica di Sweet Momo, infatti adesso poi andrò a vedere il video. Per il resto, bisogna andare avanti. Quindi, stamattina ho chiamato, ho telefonato e tutto quanto. Domani mattina portiamo la macchina a cambiare le gomme, andiamo a dare la conferma per Giorgia. E poi andiamo alla prealpina a comprare le cose che ci servono per dare il bianco. Il bianco per adesso aspetto un attimo, perché comunque ci vanno ancora 2 o 3 trattamenti prima, e volevo aspettare un attimo di vedere se trovavo una buona offerta. Comunque lo prendiamo alla prealpina. Devo prendere l'antimuffa, che è quello che dovrò dare prima. E poi devo prendere 2 o 3 teli di quelli per coprire, e c'è 2 o 3 spostamenti da fare in modo da avere la stanza, le varie stanze che poi andremo a trattare, libere e per poter lavorare, perché sennò come si fa a lavorare con i bambini dentro la stanza? Cioè, non posso. E sono lavori che richiedono un pochettino di tempo, più che altro l'asciugatura, di conseguenza non potrò farli tutti in un giorno, ma ci andranno almeno 2 o 3 giorni. Per alcuni magari anche, cioè in generale magari ci andrà anche una settimana per finire bene una stanza, per riuscire a fare tutto. E poi dobbiamo andare per la botola a comprare
Così almeno, perché finché non mi vengono a mettere quella nuova, non posso neanche andare avanti con, cioè dare il bianco. Quindi aspettiamo che vengano a mettere quella. Nel frattempo compriamo tutto, passiamo alla candeggina dove va ancora passata, facciamo gli spostamenti e praticamente iniziamo, diciamo, i lavori. Sarà veramente devastante. Però alla sera arriverò, già arrivo stanca così, figuratevi poi. Però tanto bisogna farli, quindi niente. La data ufficiale dei lavori praticamente sarà intorno a questa domenica, perché prima c'è tutta una preparazione, poi da domenica. Da domenica diamo il via proprio all'inizio dei lavori. E via. Dov'è la roba di Pia? E Non c'è mala mia. dov'è la tua? Lì dove giovani le mutande. E quindi niente, quindi le novità sono queste. E perciò si parte con i lavori. Giorgia si scansa la prima settimana perché va da Nicole. Ma quando torna la La mettiamo seconda. sotto anche lei. E Non torno. niente. Non torni, certo. Cosa stai facendo? E quindi niente, quindi questo è quello che succederà nei prossimi vlog, quello che vedrete. E basta. Quindi dobbiamo armarci di tanta pazienza e tanta forza. Quindi domani appunto andiamo a fare queste cose. Siamo Poi, fuori tutta la settimana. ma cosa dici? Poi venerdì cosa succede? Venerdì Ah, devo andiamo. andare a fare. Ah, dobbiamo anche andare a ritirare alle 7:30 domani. Venerdì devo andare a fare dai sindacati la domanda per gli assegni familiari. Poi la prossima settimana, lunedì, ferma. Lunedì devo andare. Dove Lunedì dobbiamo. Lunedì devo andare? non è. Martedì c'è una cosa da fare per Gabriele, inizia il percorso per DSA per vedere se ha qualche disturbo dell'apprendimento. E lunedì me Lunedì non lo è. sono segnata sul calendario, non lo ricordo. Abbiamo tutta questa settimana. Sabrina mi ha ricordato che giovedì Giorgia deve andare dal dentista, deve andare a fare la visita perché Giorgia deve mettere l'apparecchio quello a stelline. E Quasi. quindi dobbiamo andare a vedere se è pronta finalmente la sua dentatura per mettere questo benedetto apparecchio. E poi lunedì io ho il secondo vaccino. Speriamo che come a Maurizio non mi vengano sintomi. Mi sono dimenticata di aggiornarvi su questo anche. Maurizio non ha avuto nessun po' male al braccio, un pochino di stanchezza forse il giorno dopo. Però niente di eccessivo perché comunque è andato a lavorare, quindi sta bene. E quindi niente, quindi poi lunedì dovrò andare a fare il vaccino e basta. Quindi questi sono gli impegni. Però cioè a parte quello, vabbè, il vaccino speriamo che non mi ferma perché sennò siamo di nuovo fermi. Comunque. Ma se ti fermo ti fermo per un giorno. Ma sì, non penso che. Oggi basta! Però il giorno dopo poi. Non si è aperta da sola, non l'avete chiusa e agganciata bene, non ci sono i fantasmi. E spero. E quindi niente, e poi partiamo appunto, poi parto Gabriele, avrà per quattro incontri, uno alla settimana, e poi vediamo cosa ci dicono. E quindi niente, le cose da fare sono queste qua. Però devo anche poi andare a fare delle altre domande, quindi devo ricordarmi domani di chiamare degli altri sindacati, perché i sindacati dove lo stai piegando male. Come si spiega un Di sindaco? lì l'hai piegato troppo. Devi stare più. Ecco, ok. Come fa? E quindi poi domani devo chiamare anche lì per prendere l'appuntamento per fare la domanda per Che l'assegno possono per i rispondere. tre figli minori. Ma perché c'è questa? Perché è per stare in Ah, casa per tua, è vero. in italiano. E niente, adesso Sabrina sta stirando
adesso devo darle il cambio io, perché ha continuato a stirare lei, poverina. E poi ci ridiamo di nuovo il cambio, perché il primo obiettivo per poter iniziare i lavori era liberare il divano da tutta la roba da stirare che c'era sopra. E perché il divano, vi do un piccolissimo spoiler, il divano va via dalla sala. E Invece quindi niente, e quindi poi adesso cosa noi dobbiamo fare? andiamo avanti a fare i lavori e poi piano piano vedrete tutti gli spostamenti. Scusate se mi sono dilungata tanto con questi racconti e questo parlare e niente. Ciao. Sono troppo felice. Abbiamo finito di stirare tutto, adesso poi vi faccio vedere il divano libero e sto preparando la cena. Dovevo fare le fettine di pollo impanate, solo che non si sono scongelate, quindi le faccio domani sera e per stasera vado a fare la pasta. Chi la vuole la mangia solo con l'olio e il formaggio, altrimenti faccio cuocere le zucchine, le sto tagliando a pezzettini e mangiano la pasta con le zucchine. Ecco, come potete vedere, il divano è tutto libero finalmente. Però c'è casino là, là, che adesso loro vanno a mettere a posto. Allora, la pasta è pronta. Vedete, così con le zucchine. A me piace tantissimo, a loro non lo so, ma a me piace tanto. Sabrina ovviamente non le piace tantissimo. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo venerdì con un nuovo video e festeggiamo, visto che non mi devono operare. Ciao e grazie a tutti. A venerdì! 1, 2, 3, come on!